Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a notizie sgangherate dalla scienza. Il virus SARS-CoV-2 nella storia. Il leader Brezhnev morì di Covid nel novembre del 1982. La grande scoperta del professor Tafazov dell'Istituto Superiore della Fisica del Politecnico Sperimentale delle Evidenze False. Il noto leader comunista Leonid Brezhnev morì di raffreddore in URSS il 10 novembre del 1982, ma contrasse il Covid. Tracce del virus sono state ritrovate recentemente dentro la isba di Brezhnev, che è rimasta chiusa al pubblico per oltre 38 anni. Dentro un armadio è stato trovato un fazzoletto e vari indumenti di Brezhnev. Tutto il materiale sottoposto a tampone ha rilevato tracce massive del virus SARS-CoV-2. Neil Armstrong ebbe una misteriosa dermatite causata dal SARS-CoV-2 nell'agosto 1969, durante il periodo di quarantena di 18 giorni svolto dall'equipaggio dell'Apollo 11. Il 2 agosto 1969 l'astronauta Neil Armstrong fu l'unico dell'equipaggio che contrasse una misteriosa dermatite al dito indice della mano sinistra. La patologia si risolse spontaneamente nell'arco di 24 ore, con della tintura di iodio. Il professor Tafazov dell'Istituto Superiore della Fisica del Politecnico Sperimentale delle Evidenze False di Ekaterinburg ha potuto esaminare i tamponi epidermici del 1969, che furono conservati in surgelatore dalla NASA, per eventuali ulteriori studi futuri. L'analisi biomolecolare ha rilevato tracce del virus SARS-CoV-2 nel tampone di Neil Armstrong del 2 agosto 1969. Tracce di SARS-CoV-2 a bordo del Titanic il 15 aprile 1912. Vari reperti estratti dalle missioni sottomarine attorno al Titanic sono state studiate dal professor Tafazov dell'Istituto Superiore della Fisica del Politecnico Sperimentale delle Evidenze False presso i laboratori di Ekaterinburg. Analisi biomolecolare sui piatti posate quanto sul contenuto di una cassetta di sicurezza riportata in superficie hanno dimostrato la presenza del virus SARS-CoV-2 tra i passeggeri del Titanic il 15 aprile del 1912. Napoleone Bonaparte morì di Covid il 5 maggio 1821. Il professor Tafazov dell'Istituto Superiore della Fisica del Politecnico Sperimentale delle Evidenze False ha potuto studiare la camicia da notte di Napoleone Bonaparte, che morì sull'isola di Sant'Elena nel 5 maggio 1821. L'antico reperto, ancora oggi conservato religiosamente nel museo locale della piccola isola, è giunto temporaneamente in prestito all'Istituto di Ekaterinburg per uno studio scientifico. L'analisi biomolecolare sull'indumento, che non è mai stato soggetto a lavaggio ed era ancora pregno dell'ultimo sudore della morte di Napoleone Bonaparte, ha rilevato la presenza massiccia del virus SARS-CoV-2. Nell'antica cittadina di Pompei del 79 d.C. circolava il SARS-CoV-2. Recenti ritrovamenti a Pompei hanno portato alla luce una piccola cloaca romana dentro una taverna. La fossa è rimasta occlusa per tantissimo tempo a causa del collasso della struttura nella nota eruzione vulcanica del 79 d.C. che uccise tutti gli abitanti di Pompei. Dentro l'antica fossa biologica si sono conservate molte antiche feci d'epoca romana. I resti, ancora umidi, in buono stato di conservazione, non si sono degradati grazie alla presenza di un flusso d'acqua sotterraneo e l'assenza di aria. I reperti sono stati sottoposti a tampone biomolecolare presso l'Istituto Superiore della Fisica del Politecnico Sperimentale delle Evidenze False ad Ekaterinburg. La meticolosa analisi svolta dal luminare professor Tafazov ha scoperto la presenza del virus SARS-CoV-2 nel 79 d.C. a Pompei.
La cultura Maya fu spazzata via da un'epidemia di SARS-CoV-2 nell'ottavo secolo avanti Cristo. Vari antichissimi reperti di stoffa dell'epoca Maya scoperti nei vari siti in Yucatan, Chiapas, Guatemala, sono giunti presso l'Istituto Superiore della Fisica del Politecnico Sperimentale delle Evidenze False ad Ekaterinburg. Gli antichi indumenti stupendamente conservati e mai lavati, sono stati sempre religiosamente conservati in numerosi musei, poi esposti al pubblico in teche sottovuoto, oppure ad atmosfera controllata, per impedire che il tempo ne cagionasse il degrado. L'analisi biomolecolare svolta dal professor Tafazzo ha rilevato in tutti i capi di bestiario del tardo periodo Maya, la massiccia presenza del virus SARS-CoV-2, la misteriosa scomparsa della cultura Maya nell'ottavo secolo avanti Cristo, sembrerebbe essere legata ad una virulenta epidemia di Covid, in Centro America, che pose termine alla cultura Maya. Gesù, il Nazareno, in croce, morì per il Covid. Il noto luminare professor Tafazzo dell'Istituto Superiore della Fisica del Politecnico Sperimentale delle Evidenze False ha potuto accedere recentemente ai dati del JPL che studiarono la sindrome nel 1978 a Torino. Nella documentazione arrivata presso i laboratori di Ekaterinburg era presente anche un piccolo frammento di sindone, un minuscolo campione di tessuto sindonico che non fu mai destinato ai laboratori per il calcolo del C14. Il campione è stato sottoposto a tampone biomolecolare. I dati indicano una massiccia presenza del virus SARS-CoV-2. Anche se il telo sindonico pare d'epoca medievale, l'opinione del professor Tafazzo che Cristo in croce ebbe a morire per Covid e meno probabilmente con il Covid. Carlo Martello morì di Covid. Carlo Magno e Carlo Manno presero il Covid ma non morirono. La facoltà francese di lettere antiche dell'Università di Foucault della Borgogna ha finanziato una ricerca di un giovane ricercatore Jean-Jacques Necoyon, il quale studiando il diario di Carlo Magno scritto quando era ancora un bambino, ha scoperto che il piccolo Carlo Magno era solito attaccar cacole sulle corazze del padre Carlo Martello, dando poi la colpa al fratello più grande Carlo Magno. Il fatto avrebbe fatto infuriare non poco il padre Carlo Martello, che non a caso nominò discendente Carlo Magno e non Carlo Manno. Nell'antico castello d'Angione sono religiosamente conservati elmi e corazze e spade, tutti gli storici contemporanei hanno definito essere le armi ed indumenti personali di Carlo Martello. Tutto il materiale del castello d'Angione è stato spedito in prestito all'Istituto Scientifico Superiore del Politecnico Sperimentale Policarpova di Ekaterinburg per uno studio approfondito. Ispezionando gli artefatti con il microscopio, sono emerse antiche caccole ormai secche, ma ancora saldamente appiccicate dentro elmi e spade e corazze di Carlo Martello. Il professor Tafazzo va sottoposto ad analisi biomolecolare gli antichi reperti, trovando anche tracce del virus SARS-CoV-2 sia sui reperti biologici, quanto nel mantello di lana di Carlo Martello. È opinione del luminare di Ekaterinburg che Carlo Martello morì di Covid. I suoi due figli Carlo Manno e Carlo Magno ebbero il Covid nella forma asintomatica e ne sopravvissero. I dinosauri si estinsero per il virus SARS-CoV-2. Il professor Procton, primario dell'Alto Istituto Fotoatomico per la Medicina Olistica e Quantistica presso l'Università di Red Creek nel Nevada, ha sottoposto ad attenta analisi moltissimi teschi fossilizzati di dinosauri. Esaminando meticolosamente i cavi orali e nasali dei reperti con il microscopio elettronico, il professor Procton ha trovato traccia fossilizzata del virus SARS-CoV-2. È opinione dell'illustre luminare americano che al tempo dei dinosauri il virus SARS-CoV-2 già circolasse in modo ampio e diffuso. I dinosauri si estinsero per il virus SARS-CoV-2. Il giovane ricercatore italo-americano John Esticazzi lavora come assistente presso l'altro istituto fotoatomico per la medicina olistica e quantistica presso l'Università di Red Creek nel Nevada. Il giovane ha studiato molte carote di ghiaccio relative al periodo di 65 milioni di anni fa. Gli artefatti furono estratti dall'Antartide in varie missioni per l'IPCC. Il giovane ricercatore italo-americano ha fatto bollire il ghiaccio deducendo che l'idrogeno, l'ossigeno e tantissimi batteri erano i materiali che componevano le carote gelate.
sottoposti a culture, i batteri si sono moltiplicati, permettendo così di effettuare un'analisi biomolecolare, da cui è emerso che al tempo dei dinosauri già circolava il virus SARS-CoV-2. La ricerca effettuata sulle carote antartiche conferma la scoperta del professor Procton di poco tempo prima. Opinione comune che il virus SARS-CoV-2 sia giunto in Antartide finendo intrappolato nell'antico ghiaccio a causa dei tanti e grandi starnuti dei dinosauri che ne aspersero il virus nell'atmosfera di tutto il pianeta. L'estinzione di massa nel Cretaceo di 65,95 milioni di anni fa dei dinosauri potrebbe essere stata causata da una pandemia del virus SARS-CoV-2 e non dalla caduta di un meteorite. Sherlock Holmes morì di Covid nel 1912. Il noto investigatore privato inglese Sherlock Holmes morì a Londra il 25 dicembre 1912, probabilmente di Covid. È giunto da una collezione privata, da un donatore anonimo, presso l'Istituto Scientifico Superiore del Politecnico Sperimentale Policarpo de Ekaterinburg, le feci. Quanto il piscio di Sherlock Holmes, queste furono raccolte dal fedele amico Watson il 25 dicembre 1912 e poi, religiosamente conservate in ghiacciaie, il professor Tafazzur ha sottoposto ad analisi biomolecolare. I residui, è emersa la presenza del virus SARS-CoV-2. Alla domanda della stampa, cosa avesse spinto Watson il 25 dicembre 1912 a raccogliere dalla tazza di ceramica o dal cesso di casa, le feci, il piscio, di Sherlock Holmes, piuttosto che andare a donne, oppure a fare shopping ai grandi magazzini, il professor Tafazzur non ha saputo rispondere, commentando che le vie del Signore, quanto la serendipità nella scienza è imperscrutabile.